Fuori tutta la verità dello chef della televisione Lorenzo Biagiarelli, l'addio a È sempre mezzogiorno un fulmine a ciel sereno. Negli ultimi anni Lorenzo Biagiarelli ha cavalcato l'onda della notorietà, a partire dalla sua partecipazione al noto talent show delle star Ballando con le Stelle fino alla partecipazione come cast fisso al programma È sempre mezzogiorno. Il cuoco ha riscosso un consenso incredibile. Non guasta, di certo, la sua relazione con un'altra persona famosissima parte del mondo dello spettacolo e del panorama giornalistico, la giornalista Selvaggia Lucarelli, che da diversi anni è presente anche in Ballando con le Stelle nel ruolo di giudice affiancata da una serie di personaggi di eccezione. Sfortunatamente, però, abbiamo assistito anche all'addio di Lorenzo Biagiarelli al programma di Antonella Clerici, un abbandono, i cui motivi non erano mai stati spiegati in modo chiaro. Ciò che ha rivelato la conduttrice stessa dopo l'annuncio del suo braccio destro nel programma di cucina ha lasciato molti allibiti e ha disintegrato, per il momento, la speranza degli estimatori di Lorenzo Biagiarelli di rivederlo in onda. Lorenzo Biagiarelli, il saluto al programma e le insinuazioni del pubblico. Ne approfitto per comunicarvi che purtroppo non ci sono più le condizioni perché io riprenda il mio ruolo in È sempre mezzogiorno. Quindi non mi vedrete più in onda, queste erano state le parole del personaggio televisivo quando aveva annunciato che non sarebbe più stato presente nel cast fisso della trasmissione. Antonella Clerici aveva deciso di sbilanciarsi sulle motivazioni del cuoco, accennando a un fatto di cronaca che lo aveva visto in un certo senso coinvolto, una questione molto ambigua che secondo la conduttrice ha inciso parecchio nella sua decisione. Le parole di Antonella Clerici e i nuovi progetti. Non è colpa sua quello che è successo alla signora, aveva detto Antonella Clerici, riferendosi con tutta probabilità a quanto accaduto alla ristoratrice di Lodi Giovanna Pedretti, ma penso si sia trovato a disagio, abbia resettato tutto e abbia preso una direzione diversa per la propria carriera. In effetti, sembra che Biagiarelli si stia fortunatamente riprendendo dopo la traumatica bufera mediatica in cui si era ritrovato in quel frangente. Infatti aveva annunciato nel novembre dello scorso anno l'uscita del suo libro che ha conosciuto un grande successo. Si tratta di Ho mangiato troppa carne, di cui lui aveva scritto su Instagram, in queste pagine racconto il mio viaggio nella carne, nel mio cibo preferito, nel più grande fenomeno di rimozione collettiva di tutti i tempi.